finalmente ritorna Revolution con una nuova serie che sarà quella del 2019-2020. Sono felicissima di cominciare la nuova stagione di Revolution e sono anche molto emozionata, anche perché avrò tra le mani una mia collega, quindi è una grande responsabilità. Roberta, mia collega ma anche amica, ha voluto provare questa Revolution, e Revolution sia. Che cosa ti aspetti da questa Revolution? Questa Revolution l'ho sempre seguita sui social e mi aspetto che sia una rivoluzione anche per me. Ma che cosa vuoi cambiare specificatamente nei tuoi capelli oppure nel tuo look facciale? Allora, qualcosa che sia alla moda e che rispecchi soprattutto la persona. Per Roberta abbiamo scelto un taglio stile Vidal Sassoon, che è questa scuola londinese che noi seguiamo sempre, quindi double cut e double color. Abbiamo usato ovviamente i suoi colori amici, perché lei come stagione è una stagione estate, e abbiamo anche deciso di fare questa mezza onda per enfatizzare, diciamo, la forma. Quindi da una parte il capello è più corto e dall'altra è più lungo. Roberta, abbiamo fatto una pulizia di colore con decolorante senza ammoniaca di Tecna per togliere un po' questo cupo che aveva. L'abbiamo schiarita però rimanendo sempre sulle tonalità fredde e chiare. Abbiamo dato contrasto con la base un po' più scura, giusto per far risaltare questo gioco di riflessi che le donano molto. Abbiamo tonalizzato con dei colori comunque freddi, ma per dare un tono di colore abbiamo voluto giocare con un verde acido. Per il make-up sono partita da base viso. Avendo la pelle molto sensibile, ho deciso di utilizzare prodotti della linea Everlinea Spa, in modo di eliminare i minimi rossori e uniformare la pelle. Per le labbra, invece, mi sono limitata ad applicare un trattamento rimpolpante per aumentare il volume, poi rossetto fucsia. Per gli occhi ho giocato con i colori freddi, poi ho valorizzato con un tratto triangolare con eyeliner blu.
Per il primo outfit abbiamo deciso un completo Malloni della nuova linea Malloni Sport, quindi un trio, pantalone palazzo con culisse, una bella maglia nera con scritta e sopra un trench con la culisse anch'essa. Per il secondo outfit di Roberta, un brunch con le amiche, ma a Londra, dove nella zona più cool, a Shoreditch. Quindi abbiamo scelto di raccogliere i capelli in modo asimmetrico, con queste piccole mollette colorate che ricordano anche il graffito del trench. Tutto il completo è di The Editor, che è questa azienda giovane italiana. La pashmina è di Camerucci Archivio, molto bella, richiama i suoi colori amici. E tutto il completo appunto di The Editor, le scarpe comodissime color vinaccia Bordeaux, sono di Le Trecheuse, comodissime, le indossa come un guanto. Il pantalone, come il resto, maglione trench, sono di The Editor. Per il terzo outfit siamo sempre a Londra. Andiamo alla Victoria and Albert Hall a vedere la mostra di Mary Quant, la minigonna, la signora della minigonna. Quindi abbiamo optato per un abito anni 70 di Le Trecheuse, come gli accessori del resto. Bellissime queste scarpe in vernice, diciamo che è una bellissima décolleté. E sui capelli abbiamo usato queste piume leggerissime che danno un tocco speciale a questa acconciatura bellissima. Quarto outfit. Voleva essere glam, voleva essere Ditta Von Thyssen. Eccola qua nel suo splendore. Spettacolare. Quindi questo completo in paillette di Le Trecheuse, come anche il giacchino, l'accessorio capelli è di It's Millie Milano. Guardate che bello con le piume. Se non è glam questa donna, chi lo è? Con questo bellissimo outfit la mandiamo al Sushi Samba per questa bellissima serata, una serata anni 70. Quindi siamo al 40° piano di questo bellissimo palazzo dove domini tutta Londra e lo spettacolo è indimenticabile. Ringrazio i padroni di casa perché questa prima puntata l'abbiamo fatta da Ten in via Sant'Antonino numero 5. Mi hanno accolto come se fossi a casa mia, mi hanno dato a disposizione tutti i loro outfit. Noi ne abbiamo scelti 4 per 4 momenti diversi della giornata e abbiamo concluso con il sogno di Roberta, perché Roberta sognava di essere quindi glam, glamour, quindi questi vestiti scintillanti, le piume, le paillette. Quindi vi ringrazio tanto. Sì. Per andare nella coppa di champagne, grazie ad Anna Maria. Perfetto, vi ringrazio, vi aspetto alla prossima puntata di Revolution. Ciao. Bye!